Polifemo parla anche di cose belle e stare accanto ad una nonnina che festeggia i 100 anni in perfette, smaglianti condizioni di salute, beh, è davvero una bella gioia. Devo dire che non la conoscevo, quando sono entrato e l'ho vista ho detto ma sicuramente questa non ha 100 anni, è molto ma molto più giovane. Si tratta della signora, una ragazzina proprio, Annunziata Esposito. Signora, come si arriva a 100 anni? Come si fa? Qual è il segreto? Non so dire, il segreto non ce l'ho. È stato proprio che così doveva andare. Sicuramente avete fatto sempre una vita sana. Una vita sana? Non tanto. Difficile. Stava a guerra. Mio marito, figurato, è stato 10 anni in guerra. Prigioniero anche, no? Prigioniere, è stato di... e io stavo ad aspettare e l'ho aspettato per tanti anni. Quando è tornato poi ci siamo sposati, ma dopo anni. Lui è in Africa orientale, stava là e non è notizie, non è che aveva notizie più facilmente controcambiarci, no. Solo ad aspettare, l'ho aspettato 50 anni. Signora, lei vive contornata dall'affetto dei figli, dei nipoti. Quanti nipoti c'è? Oramai ho perso il conto. Abbiamo perso il conto. 15 sono. 8 nipoti. In soccorso ci sovviene la figlia che ci dice degli 8. Ora li inquadreremo, vedremo, ecco, tutta l'albero genealogico. Signora, ma l'alimentazione, cosa mangiava e cosa mangia? Perché si dice in genere quando si arriva a quest'età evidentemente alla base c'è una vita sana, un'alimentazione sana, del cibo sano. Sì, sì, noi il cibo è sano, però abbiamo sempre mangiato. Però tu cosa mangi per arrivare a quest'età? Lei mangia poco. E mangia... la figlia che subentra. Mangia poco, ma per lei è la cosa più naturale, non ha difficoltà a mangiare poco perché è sempre stata di un appetito. Ma non sono stata mai malata. Infatti mi dicevano, dice, i medici lei li ha conosciuti raramente. Non sono stata mai malata. Che bella cosa. Signora, qual è il suo piatto preferito? Il piatto preferito? La roba da mangiare che più le piace. A me mi piace tutto, quelle che mi danno mi mangio. Ma la pasta asciutta mi piace. Si sente l'accento napoletano, eh? Napoli. Se la ricordo, troppo bella Napoli. Signora, con i suoi nipoti va d'accordo? Sì, mi vogliono un bene da morire, come io voglio a loro. Allora signora, ora festeggiamo e poi ci rivediamo tra altri 100 anni. Sicuramente a 200 anni ci saremo qui. Un po' difficile, sì, sì, sì. 200 anni, ma già è vero che il paese, tu aspetta Giovanni, tanti anni che è stato in Africa e io l'ho aspettato, eravamo già ragazze, abitavamo vicini ed erano già fidanzati. Andato in Africa è stato 10 anni in Africa. Tanto che il paese mi insultava, dice tu aspetta ancora Giovanni, che gli sarà quanto tempo è la guerra, stava a guerra, sarà quanto tempo è morto, aspetta. Io aspetto finché finisce la guerra. Quando viene, se torno, se no sto sempre qua, sto sempre bene. Bene, signora, ma abbiamo saputo anche che lei ama cantare, eh? Che cosa vuol cantare? Una bella canzone? Una napoletana, ecco. T'aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non ci abbiamo più, mai spesso tu, distratta per te, già bene. Tanto che il paese sapete, tu aspetta ancora Giovanni, in stato in guerra, moto, io sto qua bene sul c'è tanto dormo, se no io cioè, l'ho aspettato 10 anni. Mi sono sicuro
quanta notte non te vecca, non te senti in destra, non te vecca.